La ministra dell'Università e della Ricerca presto in visita a Sosenatos per sostenere la candidatura italiana a ospitare l'Einstein Telescope. La data scelta è lunedì 20 marzo, quando la ministra Anna Maria Bernini si recherà in Sardegna anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università di Cagliari e di Sassari. Nel pomeriggio del 20 marzo, accompagnata dal presidente della regione Christian Solinas, Bernini visiterà il sito minerario di Sosenatos Alula, candidato a ospitare quello che sarà uno dei più grandi rilevatori di onde gravitazionali al mondo. Un'opportunità unica per il prestigio dell'Italia sotto l'aspetto della ricerca scientifica e per la Sardegna in termini economici, sociali, di aggiornamento delle infrastrutture. Ma bisognerà battere la concorrente europea della regione del Limburgo, al confine tra Olanda, Belgio e Germania, un'area che non gode del silenzio di Sosenatos, ma meglio servita dalle infrastrutture. Che si tratti di un treno che passa una volta nella vita, se ne sono accorte da tempo regione, istituzioni locali e le stesse comunità, che hanno avuto una reazione unanime di condanna di fronte al rinvenimento 7 marzo scorso di un ordigno inesploso presso il sito. Ma anche il governo sta dimostrando di crederci fortemente e attesa entro fine marzo l'ufficializzazione della candidatura italiana al progetto ET, e la ministra Bernini ha istituito lo scorso febbraio il team scientifico di esperti che dovrà promuovere la candidatura di Sosenatos, presieduto dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.